artista Piero Cuomo, che vogliamo qui. Grazie Piero per questi abiti straordinari, davvero. Grazie a voi, siete state bravissime, non siete ballerine, non siete modelle, ma avete fatto l'idea del dovuto. Grazie, grazie tanto per avermi invitato. Grazie a te Piero. Volevo anche ringraziare naturalmente chi ha interpretato questi abiti, Giulia e anche Andrea, Rosanna, che vogliamo qui vicino. Prego, prego, Andrea, Giulia e Rosanna. E noi con questa performance vi chiediamo ancora di restare insieme a noi, anche perché ci sarà un susseguirsi di altre sorprese, quindi speriamo che questa bellissima sorpresa vi sia piaciuta e intanto potete ammirare, continuare ad ammirare le opere presenti all'interno della Bottega d'Arte d'Orolì e all'interno anche di questo chiostro, perché è proprio qui che si crea quella magia, quel ritrovo dell'arte che veramente noi tutti in questo momento abbiamo respirato, abbiamo vissuto insieme a voi e abbiamo visto questi colori dell'anima grazie agli abiti di Piero Cuomo, grazie alla presenza di questi quadri, di queste opere bellissime degli artisti presenti, che facciamo anche a loro assolutamente un bellissimo applauso. Grazie a tutti gli artisti che hanno partecipato e collaborato e naturalmente a chi ci ha aiutato per la realizzazione di tutto questo evento, agli sponsor naturalmente, perché senza di loro insomma non si sarebbe avverato questo sogno, quindi al bar Il Puttino, alla banca BCC del Crotonese e al Market Nardo, all'associazione Free Aid, associazione Amici del Carnevale e poi anche al Il Calabrone. E quindi diciamo tante grazie a tutti coloro che hanno collaborato anche dall'esterno per la realizzazione di questo evento veramente importantissimo qui a Cutro e per la prima volta ha riunito tutti questi artisti e vogliamo ancora fare un grandissimo applauso, grazie all'arte, grazie ai colori dell'anima. Adesso ascoltiamo la voce della poetessa Barletta Palma,